Estonia Panitalia, grazie a Dio, in salute. Questa è la cosa più importante, quindi proseguiamo il nostro percorso che mi sembra che nel 2014 è stato rispettato, speriamo di rispettarlo anche nel 2015. I primi mesi sono stati ragionevolmente positivi, speriamo che anche l'economia nazionale ci dia una mano per continuare su questo trend. La crescita che abbiamo fatto nel 2014 vorremmo che continuasse nel 2015 un po' con lo stesso trend e, come dicevo, nel primo quadrimestre le risultanze sembrano per adesso essere confortanti. Ma le sorprese ci possono sempre essere, in questo momento non ci sono, magari domani o dopodomani si possono anche presentare. Abbiamo voluto comunicare che Sonepar continua il suo percorso e diciamo che buona parte delle difficoltà del passato sono state superate. Primo messaggio. Secondo messaggio, che dobbiamo implementare questa logica di collaborazione fra produzione e distribuzione nell'interesse comune di riduzione dei costi della filiera, e credo che sia un messaggio che la gente ben capisce e che poi andrà modulato con gli interessi di ognuno, ma che gradualmente credo andrà nella direzione giusta. E-commerce secondo me non è che sia una carta importantissima oggi, ma è sicuramente importantissima per domani e dopodomani. Sicuramente l'illuminazione, l'automazione industriale, il risparmio energetico sono dei pilastri che oggi devono sostenere la crescita economica non solo nostra ma del paese, quindi non facciamo altro che allinearci a quelle che sono le opportunità che il mercato offre in questo momento. Io non sono in condizioni di dare un giudizio così definitivo, posso dire che questo più 5% che il mercato sembra aver fatto nel primo quadrimestre è un bel segnale e speriamo che venga confermato nei trimestri futuri.